Buongiorno a tutti, Alessandro di Storie di Mieli e Costanza. Che bello, partiamo questa mattina. So che ve l'ha accennato Eralda e prima dell'alba andiamo a prendere alcune delle nostre bellissime pine e le portiamo al Melo, un'azienda bellissima, dopo la vedrete. Ciao a tutti da Storie di Mieli. A dopo. Ed eccoci, ciao. Alessandro Stordinieli, il super aiutante oggi, Costanza, detto al fumo e al sostegno morale, che è sempre utilissimo. Siamo a metà carica, là non ci sono più. Guarda che bel ciliegio che c'era qua anche. Uno solo, ma bello. Finiamo di caricare e al Melo, wow! Buongiorno, Alessandro Stordinieli. Il furgone è al sicuro, le api sono scaricate, guardate qua. Stanno per sbocciare questa varietà in particolare. Sembrano tutti rossi, ma diventeranno? Questa è una domanda per Eralda. Che bello, che bello, che bello. Guarda quanti. Qua e qua. Bellissimo, vado a raccogliere le porticine. Poi andiamo a salutare le pecore. Come me le pecore, che in questa azienda, come dicevo, che è biologica e biodinamica, hanno le pecore come fonte di letame, che vengono fatte pascolare quasi tutti i giorni in mezzo ai frutteti. Perciò pensate voi che fonte di nutrimento è e sano. E da pensare agli agnellini, su questi sono agnellini fortunati, ragazzi. Se ne vedremo nati, arrivano alla vecchiaia. Questi sono super super fortunati. Il loro lavoro è solo pascolare in mezzo al frutteto. E adesso là abbiamo, come avete visto prima, le nostre arnie, le prime che abbiamo portato. Poi vedremo il tempo, come già abbiamo, siamo diventati matti oggi, guardate che situazione. Ecco, le apine si ambientano, la giornata è da caminetto, mi viene da dire. Le apine comunque sono forti e si cominciano ad ambientare, pronte per il sole che arriverà sicuramente. Ciao apine belle, buona giornata da Storie di Mieli, oggi con Costanza, ciao bellissime. Buongiorno, guardate che belli, stanno per aprire la maggior parte dei fiori, stupendo, giornata uggiosa, difficoltoso, facciamo un po' di strada a piedi, arrivo con un'arnia. Bagnato, si sta complicando un po' lo scarico, ma noi siamo con grinta. Ah, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Mancano ancora due o tre. Ebbene, che Costanza super aiutante, mi ha aiutato, lei ha portato giù tutti i legni, pensate che bello. Ma che bello è, azienda biodinamica, fiori che sta per fiorire, il sole che arriverà. A dopo! Ciao! La Storia di Mieli. Ciao Costi, ma chi c'è qua? Le pecore. Le pecore, che fanno tanta cacca buona. Guardate là, un bel mucchio. E soprattutto pascolando tutto il giorno. Quasi tutti i giorni. Andiamo ragazzi, ma soprattutto... Vieni Costi! Oh. Ah, stavo guardando... Questo chiamiamolo sottofrutteto, guardate, sembra un pratino all'inglese. Vabbè, ho appena detto che ci sono le pecore, dice sembra facile, ma guardate in molte zone come è pieno di... Mi sembra di aver visto una valanga di ortica più avanti. E però Gerardo voleva fare la sfoglia verde. Questa è ortica, sì. Guardate che fra l'altro fa tanto bene. E probabilmente fa molto bene anche sotto le piante. E soprattutto, ripeto, guardate che
che sotto Frutteto, ragazzi. Terra smossa pochissima, altre cose chimiche che si chiama diserbanti, nulla. E questo è il risultato: verde, fiori, fiorellini anche nel sottobosco, mi viene da dire, sotto Frutteto. Qua abbiamo un bombo, mi sa, lo riusciamo a vedere? È un bombo? Temerario, che una giornata come questa? C'è? Bombo. Bombo che ti pongo. Guardate. Eccolo. Lo vedi? Sì, sì. E lui sta troppo bene lì. Eccolo. Eccolo. Dov'è? Ha trovato troppo da mangiare. Nettare di questi fiorellini che sembrano... Eccolo! Ed è andato. Ciao Bombo! Ciao Bombo! Da Alessandro e Costanza di Storie di Mieli. Adesso torniamo verso casa a festeggiare con la mamma e l'altra sorellina. Guardate, guardate, guardate che sottobosco, guardate che è sottobosco, sotto Frutteto. Ragazzi, questo è impagabile. E vi assicuro, non sono tutti così. Non sono tutti così, ragazzi. Così come i mieli non sono tutti uguali. Così come i mestieri non sono tutti uguali. Si possono affrontare in mille modi diversi. Ma allevare api in maniera sana vuol dire anche questo. Ciao, da Storie di Mieli. Ciao a tutti da Alessandro, Storie di Mieli. Finalmente le apine sono anche al melo. Che bello. Il sole arriverà e noi a casa si tornerà. Ciao a tutti, buon pranzo! Da Storie di Mieli!